L'iniziativa è un'iniziativa di una politica ecosostenibile. Abbiamo lanciato questa idea e probabilmente è stata letta come una provocazione a livello amministrativo. Non è una provocazione, non vuole essere una provocazione, è soltanto un suggerimento all'amministrazione, considerato lo stato di degrado che c'è dal punto di vista ambientale della gestione del verde pubblico. Riteniamo che l'adozione di alcune pecore possa essere un viatico per questa amministrazione comunale, soprattutto perché andiamo a fare un ragionamento totalmente a costo zero. Lo abbiamo detto anche al sindaco Abramo, lo abbiamo ripetuto al sindaco Abramo, riteniamo che l'attuale assessore all'igiene del territorio, all'ambiente, debba essere quantomeno dimissionato, cioè sarebbe cosa buona se si dimettesse e sarebbe altrettanto cosa buona se il sindaco revocasse l'incarico all'assessore Cavallaro. È pacifico ed è visibile che la città è nel più totale degrado ed è pacifico ed è visibile che questa città ha bisogno di nuove idee. Questa potrebbe essere una nuova idea, perché è un'idea a costo zero: trasformiamo Catanzaro in una città green. D'altronde noi pensiamo che in politica non si possa balbettare e peraltro non si possa neanche sbagliare il colore della cravatta che ci si mette durante l'esercizio dell'azione amministrativa. Queste sono le pecore che noi abbiamo adottato, ve le presento: una si chiama Claudia, l'altra si chiama Giuseppe e sono l'iniziativa della nostra associazioni e quartieri. Pensiamo che l'azione debba andare avanti, abbiamo già fatto un giro in alcuni quartieri, siamo stati nella zona di Ponte Piccolo, nella zona di Sant'Elia, a Cava e a Santo Ianni, oggi siamo qui sulla strada che collega Ponte Grande a Siano a via Galliani nei prossimi giorni faremo altri interventi mirati su altri quartieri. Ripeto, è una provocazione che è una provocazione di una certa intelligenza, se volete anche politica.